Cari amici, buonasera. Siamo di nuovo pronti ad esaminare quelli che sono i problemi che interessano la nostra categoria di appartenenti al mondo della scuola. Stasera cominceremo a chiarire alcuni punti legati al decreto MIUR 640 del 30 agosto per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Ricordiamo a tutti che queste domande devono essere presentate a partire dal 30 settembre con scadenza 30 ottobre. Ci sono alcune cose che dobbiamo ricordare e a cui dobbiamo fare molta attenzione nella redazione delle istanze. Facciamo riferimento agli articoli previsti dal decreto. Nell'articolo 1 noi abbiamo la possibilità di confermare e dichiarare in forma di dichiarazione sostitutiva tutti quelli che sono i punteggi precedenti. Cosa significa? Che chi era già inserito nella graduatoria precedente, quella per il triennio precedente, ha il diritto di rivendicare nell'inserimento in questa graduatoria il punteggio acquisito o il punteggio di base posseduto nella graduatoria precedente. Inoltre, il servizio prestato nelle scuole statali con qualsiasi tipo di contratto sulla base di un rapporto di impiego con gli enti locali, cioè per intenderci, parliamo di quelli che erano i lavoratori socialmente utili, le ditte di pulizia, le ditte di sorveglianza, che abbiano lavorato fino al 31-12-99 con un contratto degli enti locali, hanno il diritto di vantare l'equiparazione con un servizio prestato per lo Stato. Inoltre, nello stesso periodo e fino al 2012-2013, noi abbiamo tante persone che hanno prestato servizio in progetti promossi dalla Regione a fronte di una convenzione con il MIUR. Anche questi servizi vengono interamente valutati. Inoltre, per chiarire quelli che sono alcuni dubbi che molti amici ci hanno sottoposto, non vale nel caso di queste graduatorie la riserva per le categorie protette. Perché? Perché la riserva delle categorie protette, parliamo della legge numero 68 del marzo 99, è stata già applicata in quelle che sono le graduatorie provinciali permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Pertanto, nelle graduatorie di terza fascia non vi è alcun tipo di riserva per queste categorie protette. Abbiamo poi l'obbligo di vedere quelli che sono i requisiti specifici per l'accesso alle graduatorie. Questi requisiti sono legati al titolo di studio. Per l'inserimento noi abbiamo bisogno di produrre una domanda e dobbiamo produrre la domanda in funzione dei titoli posseduti, perché il titolo di studio ci dà diritto all'accesso ai profili professionali. Quali sono i titoli che possiamo utilizzare? I diplomi di maturità che ci danno l'accesso a tutti i posti per assistente amministrativo. I diplomi di maturità di specifica area professionale per l'accesso al posto di assistente tecnico. Il diploma di qualifica professionale settore cucina per il posto di cuoco, la laurea in scienze infermieristiche per il posto di infermiere, il diploma di qualifica per
dell'Istituto Professionale di Operatore della Moda per il guardaroba, l'ha detto alle aziende agrarie per l'immissione a bisogno di un diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico o agroindustriale o agroambientale. Per il collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, un diploma di maestro d'arte, un diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e diplomi di qualifica professionale di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle regioni. A tale proposito, dobbiamo ricordare che i diplomi rilasciati dalle regioni ai sensi della legge 845 del 78, la famosa legge quadro sulla formazione professionale regionale, per avere validità devono essere integrati da una dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi per valutare la corrispondenza al titolo di studi statale equipollente. Inoltre dobbiamo riflettere su quelle che sono le nostre dichiarazioni. Per poter compilare la domanda, noi abbiamo le solite dichiarazioni di rito, si definiscono, che sono quelle di cittadinanza, età, godimento, diritti civili e politici, titolo, ma soprattutto dobbiamo essere in possesso di determinate condizioni e precisamente non possiamo presentare la nostra domanda se siamo stati esclusi dall'elettorato attivo politico. Ricordo a tutti gli amici la distinzione fra elettorato attivo e elettorato passivo. L'elettorato attivo è costituito dagli elettori, l'elettorato passivo è costituito dai candidati futuri eletti. Inoltre non possono presentare domanda coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi. Non possono presentare domanda soggetti colpiti da condanne varie di cui alla legge 16 del 18 gennaio del 92. Che cosa ci interessa al di là di queste esclusioni? Non possono produrre domanda coloro che per il medesimo profilo professionale sono già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie di prima o seconda fascia. Per poter ottenere l'inserimento nella nuova graduatoria, l'aspirante deve compilare apposita richiesta di depennamento per ogni graduatoria in cui è inserito e che intende sostituire. Hanno diritto all'inclusione nella terza fascia gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie valide per il triennio precedente hanno diritto all'ammissione in base ai titoli già ritenuti validi. Hanno titolo all'ammissione gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo richiesto. Sono ritenuti validi i titoli di studio in base ai quali è stato prestato il servizio. Parliamo chiaramente
delle cosiddette supplenze brevi date sulla base delle messe a disposizione dei presidi. Gli attestati, inoltre, prima abbiamo accennato agli attestati di qualifica regionale. Gli attestati di qualifica regionale nascono da una legge che serviva a far sviluppare il settore della formazione professionale. Questa legge però presenta un vincolo. Questi titoli, per quanto abbondantemente riconosciuti dalla regione che ha autorizzato la tenuta dei corsi e i certificati sono validi per tutti i concorsi regionali, per poter essere invocati in un concorso, quale può essere il tentativo di accesso all'insegnamento, devono essere valutati, equiparati ai titoli statali. Cioè significa che bisogna presentare l'elenco delle discipline sostenute, dei risultati, delle ore di durata dei corsi, in modo da poterle equiparare al sistema statale. Inoltre possono essere presentati i titoli anche conseguiti presso stati esteri, ma devono essere anch'essi valutati e dichiarati equipollenti ai titoli previsti dalla normativa italiana, il tutto entro la data di scadenza della presentazione delle domande. Come presentare le domande? Le domande devono essere presentate in una sola provincia. La scelta della provincia per la prima iscrizione è ad appannaggio dell'aspirante. Nel caso in cui si è già inseriti per una precedente iscrizione, la provincia è obbligatoriamente la stessa della graduatoria precedente. Oppure nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento si era già inseriti. L'aspirante può scegliere nel caso abbia scelto il depennamento per tutti i profili inseriti in una graduatoria. L'aspirante ancora può scegliere nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio senza essere precedentemente inserito in una graduatoria. Rimangono poi i discorsi sulle modalità di presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria. Ricordiamo che l'articolo 5 prevede che si devono utilizzare esclusivamente i modelli di domanda allegati al bando, la domanda è utile e unica per tutti i profili professionali, può essere presentata a mano in un'istituzione scolastica che rilascia una ricevuta, per raccomandata avviso ritorno e fa fede il timbro postale, tramite posta elettronica certificata. Questa presentazione è valida in tutto il territorio italiano, tranne che per Bolzano, Trento e la Val d'Aosta. Le domande devono essere assolutamente datate e sottoscritte dall'aspirante, a pena della nullità. Mi fermo a questo punto. Ci rivedremo nella prossima puntata per continuare a studiare i moduli per questa iscrizione. Voglio solo farvi un annuncio riguardando un attimo la situazione che stiamo vivendo. Dico a coloro che ci seguono, qualora fossero interessati a intraprendere un'attività di cittadinanza attiva con un aspetto sindacale, il nostro sindacato, faccio presente velocemente la nostra storia, firmatari di contratto per adesione dall'83, primi proponenti
per l'adeguamento alla media europea degli stipendi dei docenti italiani, rappresentanti del coordinamento precari nazionale prima della valutazione del doppio canale, componenti della Commissione parlamentare per lo studio dell'attuazione del doppio canale e da allora sempre in prima linea a fianco dei lavoratori, della scuola e non. Abbiamo accompagnato i giovani professionisti, abbiamo anche accompagnato i disoccupati organizzati. Ebbene, noi adesso ci mettiamo a disposizione, o per meglio dire, mettiamo a disposizione le nostre conoscenze, le nostre competenze, se vogliamo, per corsi di formazione di sindacalisti, cioè persone che vogliano intraprendere il ruolo di sindacalista per una cittadinanza attiva, partecipe e consapevole. Noi attiveremo dei corsi di formazione nei quali, corsi di formazione a titolo gratuito, nei quali forniremo tutte le conoscenze necessarie. Al termine del corso, chi vorrà intraprendere in proprio un'attività sindacale potrà contare sul nostro appoggio e sull'utilizzo della nostra sigla. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio ancora per come ci avete seguito anche in questa settimana e vi invito a seguirci ancora più attentamente nella prossima settimana. Arrivederci a tutti, buonasera.